tutto sommato io amo tantissimo ascoltare le storie, amo le storie, mi piace ascoltarle, e forse per questo che mi trovo a fare un podcast di questo genere. Non sempre mi piace rispondere o so rispondere, spesso non so cosa rispondere, lo ammetto. Allora sarebbe meglio avere il coraggio di stare zitti. Purtroppo non so se ci avete fatto caso, amici e amiche all'ascolto, sono una moltitudine coloro che non sfruttano questa utile, saggia, luminosa, seducente, piacevole opportunità, quella di tacere quando non si ha niente da dire. Lo avete notato anche voi? Sì, probabilmente l'avete notato. Però a Virginia io voglio rispondere. Io sono Guido Catalano e questo è A Mare a Marzo, un podcast evidentemente in ritardo. Hai un nuovo messaggio. Buongiorno Guido, sono Virginia. Conosco Mario, un ragazzo top di gamma, alto oltre 1,90 m, biondo e bellissimo. Ci incontriamo in vacanze in un luogo di villeggiatura che non è importante citare e ci innamoriamo. Il primo mese è la perfezione amorosa, facciamo sesso più e più volte, per me è meraviglioso, era tantissimo che non mi sentivo così trasportata. Poi per un po' non ci vediamo, dato che abitiamo in due città lontane. Quando finalmente ci rincontriamo sono piena di aspettative d'amore, ma Mario è cambiato. Sono passate soltanto poche settimane, ma Mario non è più lo stesso, è distaccato e freddo. Facciamo ancora l'amore, ma lui non mi bacia più, mentre prima mi baciava con trasporto di labbra, lingua e denti. Successivamente anche il sesso decade. Lui sembra non avere più voglia. Si limita ai preliminari ma non vuole andare oltre. Io vorrei sempre stargli appiccicata, ma lui sembra volermi evitare, non mi abbraccia più e quando siamo a letto insieme si gira dall'altra parte. Anche il dialogo si è fatto arduo. Prima Mario era attento, curioso e interessato. Adesso non riesco a trovare spunti e quando siamo a cena Mario si mette a scrivere sul cellulare. Cosa sta succedendo? Mi sono fatta coraggio e ho chiesto spiegazioni. Mario dice di togliermi dalla testa che il problema dipende da me. Afferma che anche con la ragazza di prima lo facevano poco e che la ragazza aveva accettato la situazione. A questo punto mi domando, sì, ma all'inizio, quando facevamo l'amore per ore e ore e ore, fingeva? Era un'altra persona? Aggiungo una cosa per amor di completezza. Nel periodo che va dal nostro primo incontro d'amore a quello in cui le cose hanno iniziato a frenare, Mario ha incontrato la sua ex per un aperitivo e lei gli ha detto delle cose. Non so cosa si siano detti, ma sono certa che non abbia molta rilevanza. Cosa fare, cara dottoressa Guido? Sono spiazzata, disperata, confusa e infelice. Messaggio terminato. Vedi, un'altra cosa che ho capito facendo questo podcast, che poi alla fine ci si prende gusto a farsi i fatti degli altri e a mettersi nei panni di colui o colei che viene investito del ruolo di consigliere sentimentale. Incredibile ma vero, risolutore di problemi, saggio del villaggio. Virginia, tu alla fine del tuo racconto mi butti lì un'informazione a cui però ci tieni a sottolineare non devo dare troppa rilevanza. Nel periodo che va dal vostro primo incontro d'amore a quello in cui le cose hanno iniziato a franare, Mario ha incontrato la sua ex per un aperitivo e lei gli ha detto delle cose. Non sappiamo quali cose. Ecco, io adesso cercherò di valutare l'informazione con lucidità e distacco, in modo oggettivo. Dunque, Virginia, secondo me, nella tua storia, i casi sono tre. Esatto, hai capito bene. Non sono uno, non due, non quattro, sono proprio tre, numero perfetto. Il primo caso, il bel Mario, cara Virginia, non te la dice tutta. Amare male, il primo romanzo in cui l'autore si oppone alla dura legge del mercato che gli impone di scrivere roba d'amore e ad edulcorare amorosamente tutto ciò che lo circonda. Purtroppo Catalano soccombe alla dura legge del mercato e supera l'orizzonte degli eventi dell'edulcorazione, finisce in un buco nero di panna montata al gusto ciliegia che lo allunga tutto e lo fa diventare una stringa gommosa di liquirizia rosa, poi incontra Dio e scopre che è calvo. Cosa fare se l'uomo che ami ti nasconde delle verità che minano pesantemente il vostro rapporto? Legarlo a una sedia e torturarlo alternando waterboarding e scariche elettriche nei punti molli del suo corpo finché non ti confessa cosa gli ha detto la sua ex per farlo trasformare da appassionato amante in fuco? No. Virginia è vietato.
dico, torturare la gente è vietato dalle nostre parti. Dunque, parlagli, bombardalo come solo tu sai fare, bombardalo di domande finché non crolla e, se non è davvero in grado di dire, fare, baciare, molla la presa, molla, passa a un altro. Secondo caso. Mario è uno di quei soggetti con i problemoni, ok? I big problems. Qui dipende da quanto è forte la tua tendenza alla cosiddetta sindrome da croce rossina, SDC d'ora in poi. Se avere a che fare con un disadattato ti fa sentire completa e realizzata, accomodati pure, ma avanti finché ce la fai. Io mollerei la presa e passerei un altro. La vita è breve, Virginia. Terzo ed ultimo caso. Mario non è uno con i problemoni e non ti sta nascondendo niente di particolare. Semplicemente non gli piaci più, sì. E non ha il coraggio di dirtelo. Prendine atto e mandalo a fare in culo. Amare a Marzo è un podcast di Guido Catalano prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Michele Rossi. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.